Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono io RealityProShenko ed eccoci qua in questo nuovo video. Questa è una nuova serie in cui io disegnerò attori e voi per supportarlo dovete mettere like. A 10 like vi farò un nuovo video. Oggi disegneremo Ariana Grande. Per iniziare facciamo un piccolo cerchietto tondo. Così. E lo ripasseremo. Dopo esserci ripassati sopra, facciamo un piccolo cerchio di questo tipo. Questo qui. Poi si prolunga questo lato qui. In questo modo. E in seguito cominceremo col naso. In questo modo. Poi una parte della bocca. In questo modo qui. In questo modo qui. Un piccolo pezzo andando in su. In questo modo qui. Perfetto. Poi lo uniamo con un'altra parte di sotto. In questo modo qui, in questa parte qui di sotto, come vedete. Poi fate un piccolo puntino, in questo modo, ma molto leggero. Per poi farci una parte dell'occhio. In questo modo qui, anzi scusatemi così, perché deve essere un pochino più grande. E la stessa cosa facciamo in un altro puntino. Questo puntino qui, che si formerà un altro occhio. Poi da qui dobbiamo avvicinarci di più al naso, in questo modo qui. Ok, poi si farà una parte dell'occhio, in questo modo qui. Mi raccomando, abbastanza tondeggiante. Perfetto, in questa maniera qui. E poi si unisce, ma ricordatevi di non farlo toccare a questa parte qui. Non dovete farlo toccare proprio al punto. In questo modo qui, così potete vedere che la parte di sopra, questa parte qui non tocca, non è praticamente la parte che tocca. Ora andiamo a fare un'altra parte dell'occhio interna, in questa maniera qui, e poi colorarla dentro. In questa maniera. In seguito aggiustate questa qui parte di sotto, che prima era un pochino più stretta e dopo dovete un po' allargarla. Poi, da questo punto qui più o meno, unite qui sotto. Esattamente in questo modo. Poi, da qui in alto, da questo puntino qua, andiamo a toccare la metà di questo punto qua. Esattamente in questa maniera. Poi facciamo una bella riga, sempre sotto, in questa maniera, la riga intendo questa parte qui. Per poi colorarla tutta dentro, in questa maniera. Poi tracciamo due righe, sempre sotto questa riga qua. Così, all'inizio sembra molto strana, ma alla fine avrò un suo perché. E andiamo a tracciarne un'altra di riga. In questo caso, questa terza linea in basso. Che non si vede neanche per la minchia. Cioè, questa terza parte giù in basso. Poi andiamo a ripetere tutto, questo passaggio di questa linea qui, in quest'altro occhio. Arrivati a questo punto, dobbiamo tracciare una linea in mezzo e poi colorarla. In questa maniera. Poi rifare questo passaggio di quest'occhio e questo. Non so se ve l'ho detto, ma stiamo realizzando Ariana Grande. Rifacciamo questa riga qui e coloriamola in questa maniera qui. Poi ripetiamo le tre righe in questa maniera. Poi si passa le ciglia in questo modo e colorarle. Poi le facciamo anche in quest'altro occhio, però stavolta in questo lato qua. E si colorano in questo modo. Poi tocca le sopracciglia, in questo modo qui. E arrivato a questo punto, ripassiamo un pezzo del sopracciglio, in questo modo qui. Comunque ragazzi, se non vi farà bene, dopo comunque si ristabilizzerà alla fine. E adesso facciamo l'altra sopracciglia partendo da questa linea qui. E dopo vi faccio vedere. Poi si continua il sopracciglio come se fosse un'onda. Circa così. Poi fate questa riga qua in prossimità dell'occhio, lasciando questo spazio proprio necessario qui. Poi si fa una riga che parte da qui e finisce sotto la guancia. Scusatemi, ma bisogna farlo così vicino di questa centimetri qua. Poi andare in basso. In questo modo qui, proprio tipo una specie di linea retta. Poi fate questa linea qui di sotto leggermente più corta di quella di sopra. Ora si passa ai capelli e li fate in questo modo. Adesso la luce dovrebbe essere migliore, sì, esatto. Infatti, passato un giorno. Sono di mattina prima di andare a scuola. E ora andremo a chiuderla.
Intendo questa parte di capelli, eh. In questo modo qui. Poi andate a fare questa parte qui, che adesso vi farò vedere con la matita. Questa parte così. E poi le due righe qui sopra. Poi si fanno queste due righe qui in questo modo. E questa riga qui in mezzo, come vedete, non si vedrà mai. Questa parte qui. Poi si unisce dai capelli alla testa, in questo modo qui. È un po' strano, ma ok. Adesso si fa l'altra parte dei capelli partendo dalla seconda riga in alto. In questo modo qui, infatti, deve essere più alto. Poi si chiude fino a toccare il telefono. Che se non sapete, il telefono in questo caso sarebbe questo qua. Che se è nella parte di focus in cui si guarda il telefono. Poi si fanno queste specie di capelli mossi qui. E verrà così praticamente. Poi fatelo quello che sarà l'orecchino, credo. Che è questa parte qui. Qui si va a chiudere questa parte qui finale e si fa una riga in mezzo. E viene così. Poi si fa questa palla qui dietro i capelli. Poi si fa questa parte qui in alto, come vedete questa riga. Questa riga qui. Si va a fare questa parte qui giù dei capelli. Questa parte che adesso vi mostrerò con la matita, questa parte qui. Esatto. Poi, ops! Questa parte qui di fianco al. Fianco al codino. Poi si va a chiudere tutto in questo modo qui. Ora, in prossimità di queste due linee qua, soprattutto la seconda, fate una riga che arriva nell'altro pezzo dei capelli. Poi fate queste altre quattro righe sopra. Si vede? Ok, messo a fuoco. Poi ne fate altre tre. Per ora fate arrivare dalla seconda riga una cosa che va in alto e va giù, però che arriva solo dopo l'ultima riga. Poi la prolungate fino a qui giù. Prima dell'inizio del come cazzo si chiama? Dell'orecchino. Poi continuate questa riga qua fino a giù e tornate qua. Poi da qui partite su e lo puntate qua e poi da qua lo chiudete. Ora fate queste quattro linee qua che però partono da pochi centimetri di distanza l'una dall'altra. Bene ragazzi, adesso da questa visuale qui copiatevi tutte le linee dei capelli che non avete fatto perché io non ho tempo adesso più di spiegarvi. Quindi la testa è finita. Finiremo nella seconda parte il corpo e il telefono. Ciao a tutti!